Ciao amici e benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi, come avete visto dal titolo, andiamo a vedere perché il 21 dicembre non si prenderà più la televisione. È uno scherzo? No, ve lo vado a spiegare adesso nel video. Quindi iniziamo, ma prima di farlo ti invito ad iscriverti al canale, lasciare un like e anche i commenti. Allora, eccoci qua. Come vi ho già anticipato, il 21 dicembre ci sarà il famoso switch off. Questo switch off si intende che i canali del digitale terrestre cambieranno. Alcuni canali ovviamente cambieranno sintonizzatore, altri passeranno da canale normale ad HD e per questo ci vuole o un decoder del digitale terrestre che abbia il DT2 integrato, o se no una televisione ante 2017. Cioè, che significa? Che i televisori prima del 2017 non funzioneranno più e avrete bisogno di un decoder per il digitale terrestre per far funzionare il vostro vecchio televisore. Quindi io intanto qui sotto vi ho messo qualche link che secondo me di qualche decoder digitale terrestre che potete attaccare tranquillamente al vostro vecchio televisore e usarla ancora. Se avete un televisore veramente vecchio è ora di cambiarlo, purtroppo le novità cambiano come sempre e quindi bisogna adeguarsi a questo tipo di tecnologia. Quindi questo che vi voglio dire, non vi preoccupate se non vedete la televisione. Prima di tutto dovete andare sul canale 100, vedete se il canale 100 è visibile, è una schermata blu con una scritta bianca. Se vedete quella schermata significa che il vostro televisore o decoder è adatto per il nuovo digitale terrestre e quindi non dovete fare niente. Forse ci sarà da sintonizzare qualche canale, ma non penso. Alcuni televisori lo fanno direttamente in automatico, quindi non c'è neanche questo problema. Poi ci sono quei televisori che, se andate sul canale 100 non funziona o vi dice canale non disponibile, allora lì dovete intervenire. O prendete un decoder del digitale terrestre, o se avete un vecchio MySky, quello che vi posso consigliare io, è prendere il nuovo SkyQ. Perché chi ha i decoder vecchi dei MySky o quelli bianchi HD, quelli di una volta, e hanno la pennetta quella dietro integrata, quella è una pennetta che con il DT1, quindi non funziona tutti questi canali del digitale terrestre, anzi non funziona per niente. Se voi invece fate la richiesta del nuovo decoder SkyQ, quello ha il sintonizzatore DT2 integrato e quindi non avete problemi. Se non volete comprare un decoder digitale da attaccare dietro, dovete usare il doppio telecomando e un'altra ancora, e però avete l'abbonamento Sky con il MySky di vecchia generazione, basta che prenotate lo SkyQ Black, Platinum, quello che sia. Se volete vi lascio qui sotto anche il mio link in descrizione per contattarmi, mi potete contattare tranquillamente e possiamo fare la richiesta dello SkyQ. Facendo la richiesta dello SkyQ, come ho detto, vedete tranquillamente il digitale terrestre dei canali dal 5001 in poi. Vedrete tutti i canali perché ovviamente ha il sintonizzatore DT2 integrato nuovo, quindi non c'è nessun problema in questo tipo, e questa potrebbe essere un'ottima soluzione per chi ha quei televisori vecchi prima del 2017 e non può sintonizzare più i canali, perché come vedrete il 21 cambieranno un po' di cose, soprattutto per le reti Mediaset che passeranno tutte in alta definizione, e quindi ci sarà questo tipo di problema. Poi chi ha il televisore nuovo non ha questo tipo di problema. Chi
possiede un televisore vecchio può risolverlo attraverso questi decoder che vi lascio qui sotto in descrizione, o addirittura se avete un abbonamento Sky con il vecchio MySky potete fare la richiesta per il nuovo Sky Q e quello ha direttamente il sintonizzatore interno. Penso che ancora ci sia il bonus per cambiare il televisore, mi hanno detto che forse riuscirà, quindi attendiamo. Sì, vi daranno 100 euro, non lo so, dipende da varie tipologie di cose, quindi io non so se ci sono degli sconti o no, mi hanno solo detto che forse ritorno e o altrimenti cambiate direttamente il televisore. Quindi questo video era per spiegarvi un po' quello che succederà il 21 dicembre, mi raccomando non c'è nessun problema, avete la soluzione qui, vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione per contattarmi, per comprare il decoder digitale terrestre, se volete cambiare anche il MySky da SkyQ. E vedrete tranquillamente il digitale terrestre attraverso il decoder di Sky senza buttare il vostro televisore vecchio, che se va ancora bene è anche un ottimo televisore. Quindi questa è la soluzione e niente, per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile, ci vediamo ai prossimi video, ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, ciao.